questa squadretta di questo filiale del Real Madrid che gioca, che non lo so come è permesso che un filiale giochi nella stessa divisione. Il Madrid ne ha tantissimi, ne ha il Getafe, la Real Sociedad, l'Espagnol, non lo so, tantissimi, anche ne aveva il Malaga, il Deportivo, ne aveva tantissime squadre che hanno un buon rapporto d'amicizia oppure con il suo presidente, con Florentino, oppure a livello di non lo so, di federazione, tutto questo che queste parti forse voi in Italia non sapete, però ad esempio il presidente del Getafe è socio del Real Madrid. Non lo so come si può permettere una cosa del genere, questo. Guarda, Sì, Pietro, se, non lo so come una cosa può succedere che un presidente di un'altra squadra di prima divisione è socio di un'altra squadra, come si, non lo so, doveva essere assolutamente incompatibile, però queste cose passano in Spagna e non passano in nessun altro paese del mondo, però vabbè, succedono così. L'altro presidente della Reale pure fa negoci privati con Florentino Perez, gli vendono un giocatore per 40, lo compra per 5, dopo torna a vendere Odriozola. Dopo, è una sciocchezza che dici, non lo so, gli arramendi tu pensi, qualcuno ci pensa che può costare 40 milioni di euro, gli arramendi, che un giocatore assolutamente di seconda divisione, un giocatore che no, Odriozola, qualcuno pensa che costa 10-12 milioni, Odriozola, e chi è l'altro? Non mi ricordo, guarda, Canales, Granero, tantissimi giocatori che sono andati in ritorno con la Real Sociedad e con altre squadre come il Depor, come Valladolid, come Malaga nel suo tempo, eccetera, eccetera, eccetera. E vabbè, si vedeva chiarissimamente che quella squadretta di Getafe non aveva la qualità sufficiente come per intranquillizzare a noi. Vabbè. E basta, sì, la seconda parte non ha giocato molto bene, si vedeva clarissimamente che stavano speculando un po' con il risultato, però gli ultimi 15 minuti della partita, il minuto 30 al 45 del secondo tempo, la partita è stata assolutamente controllata, loro non hanno avuto nessuna occasione e la partita praticamente era finita, minuto 30 della seconda parte era finita perché già praticamente non si è giocato a calcio. Okay. E io non ho passato mai paura, inoltre sì, pareggiavamo, tampoco era un male risultato, era ancora un buon risultato pareggiare, molto meglio evidentemente vincere, però se pareggiamo non succedeva nulla. Poi posso dire lo stesso dell'anno scorso, che ho detto giusto in questo momento. Ti ricordi cosa ho detto quando avevamo 5 punti di vantaggio e 10 sopra il Real Madrid? Ti ricordi cosa ho detto qui nella radio l'anno scorso? Sì. Certo, Ti ricordi? Lo posso dire o non lo posso dire? che lo vuoi dire. Campione, Eccolo. campione, Io lo sapevo. ole, 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 campione. Vabbè, lo so, che devi fare? È così. Era un po' scherzo. Però yeah, pensa, è un po' scherzare nella giornata di 18, non si No, può dire no. campione, però con 5 punti di vantaggio, non è che sia il 5 punti di vantaggio con il patetico, non è una differenza molto importante, però è l'ambiente, la sensazione che l'Atletico non può rimontare questi 5 punti. Inoltre il Madrid, nemmeno il Madrid ha 10 punti più uno di quella vera, sono 11 punti. Dimmi come puoi rimontare 11 punti, impossibile. Pertanto, comunque, io penso che con questi 5 punti di vantaggio sarà già sono 5 punti, ti dà la tranquillità di dire questo fine di settimana succeda cosa che succeda, io continuerò essendo leader. Che questo per un sportista è molto, ti dà molta fiducia, perché loro dicono, quando stanno allenando, dicono, guarda, domenica giochiamo una partita e se perdiamo non succede nulla, se vinciamo facciamo la distanza più grande, ma se pareggiamo non succede nulla. Questo ti dà una fiducia, ti dà una sensazione,
tuviese realmente una gran escuadra, que esta fiducia es muy importante per loro dopo, per avere soprattutto questa sensazione di potere, di grandezza, diría yo, ¿no? Que ogni cosa que pueda suceder el fin de semana, tú lunedì próximo sarai líder in classifica. Esto es veramente increíble, ¿no? Allora, invece la partita come l'ha vissuta Pietro Locatelli? Ma io l'ho vissuta che anch'io, no, senza neanche troppi spasmi, sì, ci sono state qualche azione, diciamo, sbavatura, però secondo me è stata totalmente in controllo, diciamo. Poi è stato quel guizzo, diciamo, di Leo a sbloccare la partita, che secondo me ha dato molta sicurezza al Barça e ha fatto un po' scretolare questo agonismo che avevano quelli del Getafe a inizio partita, che erano molto concentrati, molto determinati e aggressivi nei confronti nostri, e quello 1-0 diciamo, spezzato un po' le convinzioni del Getafe. Poi secondo me è andato tutto in crescendo la partita, poi vabbè, col 2-0 diciamo è andato, diciamo, abbastanza bene. Non ho visto grossi patemi, diciamo, come in altre partite, diciamo. Allora gli altri non vanno bene, ha pareggiato il Siviglia Atletico, il Madrid addirittura ha perso in casa contro la Real Sociedad, e Joaquin ci ha fatto capire se secondo lui si è ripreso quello che è mancato a ottobre, no? Quando tu dicevi bisognava vincerle tutte per poi arrivare a avere un grande vantaggio. Adesso secondo te, gennaio-febbraio, il Barça può fare il grande vantaggio per vincere la Liga sulle altre? Il problema c'è che gennaio e febbraio sono due mesi dove la panchina è molto importante, dove soprattutto ci saranno minuti per quei giocatori che non hanno avuto molta fortuna quest'anno giocando, come ad esempio Malcolm, come ad esempio Munir, come ad esempio, non lo so, Denis se non va via, come ad esempio, non lo so, qualche altro, Miranda per esempio, questi giocatori che non hanno avuto molti minuti, Alegna, Ricky, questo gennaio e febbraio, sono questi giocatori che devono decidere, no? Io penso che nella Liga, come ho detto prima, è molto importante entrare in questa fase, entrare con 5 punti di vantaggio, che questo ti dà la sicurezza, ti dà la fiducia di avere come minimo 2 settimane in Liga, avere queste 2 settimane di vantaggio sopra tutti gli altri, e vediamo cosa succede nella Coppa. La Coppa, che è un torneo che sempre dà molto fastidio, però noi siamo il Barça e noi siamo una squadra che lo deve vincere tutto, lo deve vincere, inoltre un campionato che si chiama del Rey Borbone, anche questo si deve vincere, perché noi siamo una squadra competitiva al massimo, siamo una squadra sportiva al massimo, e dobbiamo vincerlo tutto. Dimmi la quinta consecutiva, sarebbe bello, perché penso che ha quattro in fila sono un record, e immagina 5 in fila, sarebbe un super record, già vincere 5 coppe in fila. Questo è l'obiettivo di gennaio febbraio. Io penso, ma dire qualcosa in futuro è sempre molto difficile, soprattutto in calcio, che il calcio non è una scienza esatta come le matematiche, come la fisica o come la chimica, no? Però dicevo al mese di settembre che si voleva fare avere un grande vantaggio, avere un grande vantaggio in Liga, per avere la tranquillità
di sapersi il leader della classifica. Io penso che il calendario del Barça adesso è molto favorabile, le prossime 3-4 settimane in Liga è molto favorabile. Io penso che con minimo questi 5 punti di vantaggio sopra l'Atletico, mi penso che sono 6 sopra il Sevilla, lo manterrà, se continuerà così, come minimo così, vedremo cosa succede, però come minimo così. E adesso io direi che la partita più importante nei prossimi 2 mesi è quella di Lione, quella è la partita, perché non vedo, penso che c'è una in Valencia, penso che c'è una, visto nel calendario, praticamente non c'è un'altra partita importante, tanto in Liga come in Coppa, che abbiamo nei prossimi 2 mesi, gennaio e febbraio. Quella è la partita che dobbiamo preparare. Con l'Atletico è aprile. Sì, aprile, sì. Aprile, perché è molto lontano, aprile. Sì. Ma a Valencia penso che è la giornata, penso che in tre partite, la partita contro il Valencia in Liga, mi penso, non sono sicuro, però penso di sì, che questa è la unica partita che è importante, da qua fino alla partita del Lione, okay. Sì, più o meno è come dice Joaquin, esattamente. Sì. Già dobbiamo andare a Girona, che comunque Girona sta facendo, sì, un buon campionato, è una trasferta, sì, è una trasferta insomma non facilissima, però ha ragione Joaquin, tranne la partita col Valencia, insomma ci abbiamo un calendario abbastanza, e quindi su questo punto vediamo se quello che ha detto Joaquin a ottobre, cioè che bisogna, e che stai dicendo anche adesso, bisogna fare il vuoto, visto che le altre non vanno, il Madrid è quinto e le altre non corrono. Allora, c'è Barça Valencia il 3 febbraio. Sì, esattamente, come dice. Hai visto, giusto quello che dicevo io, in 3 settimane. In 3 settimane giochiamo a Valencia. Sì. Oh. Gioco a casa contro la Valencia. Allora, su questa... dici Pietro? Sì. Cosa dicevi tu su Munir prima in trasmissione? Che ragazzi, che Munir, Valverde ha comunicato a Munir che è praticamente fuori rosa, perché non ha rinnovato. Munir è libero, può accontarsi con qualsiasi squadra. E Munir non ha dorsale adesso? No, Munir ha dorsale, però non lo schiera, perché la direzione tecnica gli ha detto a Valverde che non può, il dorsale non glielo puoi togliere, perché l'ha comunicato alla federazione, alla UEFA, quindi non lo può togliere il dorsale, però il Barça sta studiando di lasciare libero Munir, e Munir può già trovare una squadra già a gennaio, a quel punto non avrebbe più il dorsale. Mi dispiace per il bambino, perché è veramente un bambino che gioca molto bene, però se la direzione tecnica ha questa opinione, deve avere successo qualcosa. Ma lui no, la direzione è che lui non vuole rinnovare, fare un nuovo contratto, quindi come Rabiot, la stessa cosa che vale per Rabiot, Tobidot, se il Barça lo prende per giugno, il Tolosa potrebbe non farlo più giocare. Il problema è, non lo so, però mi dispiace per il bambino, perché non lo so, è un giocatore che a me ovviamente mi piacerebbe avere una squadra con tutti i giocatori di La Masia, però questo è un sogno che mai arriverà, mai verrò, però vabbè, sì, la direzione ha preso questa decisione di non rinnovarlo. Ma penso di non rinnovarlo a giugno, no? A giugno che non vuole rinnovare. Ma di qua fino a giugno ancora mancano 6 mesi. Ma no. Attento, Joaquin, perdonami. Non è stata la direzione che non ha voluto rinnovare. È lui che non vuole rinnovare. Sì. Vuole andare come Rabiot in un'altra squadra a costo zero. Sì. E quindi il Barça ha detto, va bene, ok, allora
questo deve essere perché a lui non è piaciuta l'offerta, non è piaciuta l'offerta che gli ha fatto il Basler, no? Sicuramente. Tanto la direzione tecnica